Ciao, io sono Fox e oggi parliamo di fotovoltaico, però ragazzi, sono cose importanti da conoscere. Se anche tu vuoi, ok, costruirti o farti montare un impianto fotovoltaico, devi conoscere quali sono i nemici più spietati del tuo impianto fotovoltaico. Perché sì, ragazzi, il fotovoltaico ha dei nemici. Nemici ragazzi che possono fare davvero davvero male a lui e alle tue tasche. Vai con la sigla. Ok, nemico numero uno, il vento, ragazzi. Il vento è il peggior nemico dei nostri pannelli solari fotovoltaici. Ragazzi, guardate qui quello che può succedere. E non c'è tecnologia che ti possa salvare. Ora ti faccio vedere perché. Questa è una struttura di sostegno zavorrata a terra, di alluminio, ok? Perciò leggera, comoda, veloce anche da installare. E quattro tasselli grossi, metti a terra e va bene. Peso dei pannelli all'incirca una ventina di chili, come standard oggi i pannelli. Però ragazzi, tu mi dirai, e qui è successo perché era tutto alluminio, tutto super leggero, il vento ha fatto danni. Eppure ragazzi, io vi posso dire che questo succede anche con strutture più grandi, con pali in acciaio. Come questo era un impianto molto molto più grande e con strutture, guarda che sono grandi queste strutture, ragazzi. E quanti pannelli, cioè 20 kg a pannello all'incirca, e intanto ha fatto il danno. Qui in fondo potete vedere com'erano, eccoli qui ancorati tutti per terra. Ok, via. Idem anche qui. Guardate cosa ha fatto. Idem anche qui. Strutture. Questo ragazzi invece aveva una particolarità. Questo sicuramente era un impianto fotovoltaico con sistema di inseguitore solare. Perché se vedi ha una barra, ok, tonda, e poi i pannelli sono tutti sopra. Quella sicuramente faceva così. E poi ci saranno, sì, a due, due file di pannelli lunghi e poi guarda fin dove li ha portati. Guarda. Ragazzi, se ci troviamo nei paraggi, quando queste cose iniziano a volare, 20 kg spinto dalla velocità del vento sono pericolosissimi, ragazzi. E invece, questo è l'ultima notizia che mi è arrivata. Anche perché tu mi dirai: va bene, ok, è normale, le strutture in quel modo sono leggere, il vento se le porta. Stamattina, ecco la novità. Un impianto fotovoltaico con pannelli di ultima generazione, perciò qualcosa più di 20 kg, e in più in struttura zavorrata in cemento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui e 7 qui. Ragazzi, se li è portati, cioè, questo è successo qualche settimana fa e a me lo hanno raccontato stamattina. Guarda qui, perciò un bel colpetto di vento ha sollevato tutti i pannelli con tutte le zavorre. Facciamo un calcolo: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Fosse 20 kg a pannello, 120 kg, ok, di soli pannelli, ma è qualcosa in più. Mettiamo 130, bene, 130 kg di soli pannelli, ok. Zavorre. Ragazzi, queste sono almeno
60-70 kg cada una, se non pure di più, perché sono di quelle grosse, larghe. 7, 14, 21, 28, 35, 42. Ragazzi, c'è 500 kg e passa di zavorre. Perciò stiamo parlando che il vento ha sollevato oltre 800 kg come niente fosse. Ma da un lato io posso dire è scontato, è normale, perché? Perché i pannelli purtroppo fanno da vela. La sua forma piatta, ok? E l'inclinazione permette al vento di entrare e di sollevare tutto, ragazzi. Ora, le strutture in ferro e non tengono. Le strutture in alluminio e non tengono. Personalmente io volevo installare queste. Le strutture in cemento, anche perché non voglio forare la terrazza. Forando la terrazza si sa che si può rischiare di avere infiltrazioni nel corso poi degli anni, perché uno deve mettere tasselloni, viti, buco, acqua, pioggia, ecco, può essere tutto un problema. Infatti io avevo optato per le zavorre. Ragazzi, guardate un po', neanche le zavorre possono tenere al sicuro oggi, con i venti di oggi, i nostri pannelli fotovoltaici. Perciò il mio consiglio qual è, ragazzi? Il mio consiglio è o ancoriamo bene, ma bene, bene, benissimo, senza badare a spese, questi pannelli, o ragazzi, non ne installiamo, perché se devono diventare pericolosi, se devono danneggiare noi, il prossimo, e perdere anche soldi noi, prima, dopo e durante, non è cosa possibile. Poi un altro nemico dell'impianto fotovoltaico è il fuoco, ragazzi. L'incendio, un cortocircuito in uno o più pannelli può portare all'incendio di tutto. Perché alla fine parliamo di materiale plastico, il retro del pannello è materiale plastico, c'è la scatoletta dei cavi che è anche plastica, gomma il cavo, perciò possono, ragazzi, prendere fuoco. E se ne vedono, ragazzi, tantissimi incendi di impianti fotovoltaici. Perciò la cosa che io posso consigliarvi su questo punto di vista è occhio quando andate a fare tutte le connessioni, che siano connessioni pulite, e occhio all'acqua, non fate connessioni sporche, all'umidità, acqua, pioggia, potrebbero fare cortocircuito. Poi un altro nemico dei pannelli, ragazzi, è la grandine, quella grossa. Perché, ragazzi? Perché sì, è vero, i nuovi pannelli non hanno più vetro e sulla faccia, hanno una materia plastica che policarbonato, un trasparente plexiglass, ecco, comunque un materiale più forte e più robusto per far fronte anche a le grandinate. Però, ragazzi, si è visto negli ultimi anni grandinate che ogni palla era così, cioè con queste palle così neanche il vetro antiproiettile può andare a preservare l'integrità del tuo pannello. Perciò, fatto questo, ragazzi, io cosa posso consigliare? Andiamo a creare una sorta di struttura di protezione che va a interporsi sopra i pannelli in caso di grandine. Però, ragazzi, è un lavoraccio. Che cosa ci metti? Cioè, una struttura automatizzata dovrebbe essere, perché tu non puoi salire su un tetto con le tegole per mettere un pannello di legno o di che cosa per proteggere i pannelli, perché ti prendi la grandine in testa e cadi pure dal tetto.
Cioè si dovrebbe studiare un sistema di come ombrelloni giganti, però resistenti, che possano proteggere i pannelli. O anche, non lo so, dei panni grossi di spessore, buttarli sui pannelli come si fa sulle auto. Sulle auto come fanno al nord, prendono tipo delle coperte, ok? Pesanti, grosse e li buttano tutte sopra le auto, i vetri, per avere meno danni possibili sulle grandinate. E questa è un'altra cosa, ragazzi, da stare attenti, sia i pannelli, sia voi i pannelli, sappi che questi tre fattori possono darti delle noie, ok? Allora, gli incidenti sono rari, però ragazzi, quando succedono e a chi succedono sono dolore. Ragazzi, per questo video è tutto. Io ti ringrazio. Iscriviti al canale per nuovi video sulla tecnologia, sul fai da te. E ciao da Fox, ciao dal bunker.